Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoforte e con noi in studio oggi Francesco Mivillo, yes, che ci aiuterà in questa impresa, sì. E vi faremo ascoltare un brano bellissimo che è I'm Yours di Jason Mraz. Dopo la sigla. Cantare in libertà. Bene ragazzi, questa canzone si compone di quattro accordi che sono Do maggiore, quindi se dove ci sono i due tasti neri questo è il Do, Do, Mi, Sol, forma proprio il Do maggiore, poi ci sarà il Sol maggiore, andando indietro, Do, Si, La, Sol, Sol, Si, Re, forma il Sol maggiore, poi il La minore accanto, La, Do, Mi, e infine il Fa maggiore. Quindi se questo è Sol, accanto abbiamo il Fa, Fa, La, Do. E la canzone parte in levare. Io la vorrei accompagnare proprio in levare in questo modo qua. Quindi sentirete il battere, che farò col mio piedino. E poi cantiamo. Proviamo. Parte prima la voce. Well, you don't need me in the bed, I felt it. I tried to beat you, but you saw that I melted. Fair right through the cracks. Now I try to get back. Before the cold and the running in the giving it my best. As the nervous gonna stop about the divine intervention. Reckon it's again my turn to win some more or some. E quindi questa parte fa così. Poi subito dopo avremo il ritornello dove gli accordi restano gli stessi ad eccezione dell'ultimo accordo che sarà Re maggiore. Quindi se questo è il Do, accanto abbiamo il Re, Fa diesis, La, queste tre note formano l'accordo di Re maggiore e fa così. Poi la canzone riprende dalla strofa, avrà ancora strofa, ritornello e gli accordi restano sempre gli stessi. Bene, come avete visto anche questa era una canzone abbastanza semplice da suonare al pianoforte. Io ringrazio Francesco Mivillo per averci dato una mano. Grazie a te Mario. E vi lascio come sempre in descrizione un link su dove trovare il testo con gli accordi. Poi altri due link su proprio puntate dedicate a come imparare gli accordi al pianoforte e la diteggiatura per entrambe le mani. Ciao, alla prossima. Alla prossima.